Frassinetti, presidente della Peonlus, associazione di pazienti che da oltre 10 anni informa e sostiene le donne affette da endometriosi. L'endometriosi è una malattia subdola, cronica e spesso invalidante, originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell'utero in altri organi, quali ad esempio ovaie, tube, peritoneo, intestino, vescica, ureteri, eccetera, eccetera. L'endometriosi è una malattia ormonodipendente e tutti i mesi, sotto gli effetti delle mestruazioni, il tessuto impiantato in sede anomala va incontro ad un sanguinamento. Ciò dà origine a cisti, cicatrici, aderenze, infiammazioni croniche e in alcuni casi infertilità. L'infiammazione di questi tessuti incide pesantemente nella qualità di vita delle donne, in quanto il dolore che l'endometriosi comporta invalida il normale svolgimento delle attività quotidiane, i rapporti interpersonali e di coppia. Le donne affette da endometriosi non hanno diritto ad alcuna esenzione. Questa patologia non è presente nemmeno nelle tabelle INPS, ciò vuol dire che non hanno diritto nemmeno all'invalidità. Hanno rotto il patto e noi vogliamo invece che questo patto venga rispettato. Vogliamo che 3 milioni di donne finalmente abbiano i diritti che da tanti anni richiedono.